Ecco, la domanda che si fanno tanti è: si può trovare un computer, un portatile che possa soddisfare tutte le esigenze e pagarlo poco? Ecco, mi hanno fornito un laptop, si chiama Teclast, e oggi lo proveremo. Ha delle prestazioni che diciamo che non sono male, così sulla carta. 8 GB di RAM, 128 di spazio, ma vediamo come funziona. Eccolo qua, questo è il Teclast. All'apparenza si trova su una scocca tutto in plastica, anche perché lo paghiamo davvero poco, parliamo di 280 euro con sconto di 35 euro su Amazon, ce lo portiamo via con, diciamo, con 250 euro. Io vi lascio il link in descrizione, andate a cercare. Aperto, diciamo che fa una bella figura, perché ricordiamo che è molto economico. È un portatile che arriva dalla Cina e sta spopolando tra tablet, computer e quant'altro. Ma andiamo a vedere i tempi di attesa per l'accensione. Teniamo premuto e lui si accende. Si è partito un LED qua. Prima schermata abbiamo la sua schermata Teclast. Vediamo quanto ci mette a partire. Io ho già impostato il Windows, quindi ho fatto gli aggiornamenti. Questa è la tempistica di accesa. Secondo me saranno sui 20 secondi. Eccolo qua. E ci siamo. Andiamo a mettere tutte le varie cose. Eccolo qua. Ce l'abbiamo tutto nel suo splendore. Windows 10. 8 GB di RAM, vediamo quanto spazio ha, andiamo a vedere le caratteristiche. Allora, come vedete, ha un Intel Celeron 1.10 GHz, 8 GB di RAM, basato su sistema operativo 64 bit, Windows 10 Home, ce l'ha già integrato, quindi non dovete mettere nessun seriale, quindi avete tutto. Preinstallato abbiamo anche il sistema Microsoft Office, quindi se andiamo sul pacchetto Office dovremmo avere tutto. Infatti ci abbiamo tutto, abbiamo sia Word che Excel, Outlook, PowerPoint. Ma andiamo a vedere, se apriamo un'applicazione, quanto tempo ci mette. Chiudiamo. Perfetto, siamo già online, quindi possiamo subito scrivere, possiamo scrivere quello che vogliamo. Diciamo che il suo lavoro lo fa. Vediamo se apriamo il CCleaner per fare le pulizie. Lui si è aperto. Andiamo un po' a navigare. Entriamo sul Chrome che io ho installato. Si è aperto. Se cerchiamo YouTube, vediamo le aperture. Perfetto, si è già aperto. È abbastanza fulmineo, diciamo, su questo tipo di operazioni. Possiamo aprire le cose, la ricerca è stata fatta, chiudiamo. Apriamo anche Zoom, proviamo ad aprire Zoom. Qui dobbiamo accedere, ma comunque l'accesso lo possiamo fare anche in un secondo momento. Ma se andiamo su Google Meet, creiamone una, sta caricando. Adesso questo PC è messo in modalità romeno, anche perché, come sapete, io ho il canale romeno, e eccoci qua, ci possiamo vedere. Quindi la camera funziona pure, funziona tutto, quindi qua abbiamo le varie cose. Diciamo che sono abbastanza contento di questo computer. Ricordiamo sempre che adesso diciamo che è anche in modalità qua eco, perché la batteria si sta scaricando, quindi si sta muovendo abbastanza bene, anche se in modalità scaricato. Quindi diciamo che sono molto soddisfatto di questo computer, così con questo prezzo che possiamo trovare veramente poco. Vediamo alla chiusura, andiamo a chiudere, vediamo quanto ci mette. Arresto il sistema, sto eseguendo l'arresto e via, e possiamo chiudere. Cosa allora possiamo dire di questo computer? Diciamo che mi ha soddisfatto in quanto qualità prezzo, anche se comunque non possiamo fare
chissà che cosa, non possiamo metterci a giocare, a fare grandi cose, ma comunque se dobbiamo lavorarci, fare dei meeting, fare qualsiasi cosa a scuola, lavoro, così ce lo possiamo portare dietro. Un suo punto forte è sicuramente la batteria, perché ha una buona batteria con una vita molto molto lunga, quindi tutta la giornata ve la fate sicuramente. Non possiamo estrarla, ma questo è un'altra cosa, anche perché non ha un sistema di raffreddamento, è semplicemente ha una scheda madre che si raffredda in maniera autonoma. Però diciamo che il suo lavoro lo fa. Quindi se volete iscrivetevi al canale, ovviamente accendete la campanella, molto importante, io lo ripeto, molto importante accendere la campanella, e andate a curiosare anche sul canale romeno, perché io metto tutti questi video anche in romeno, quindi se volete e parlate romeno potete andare a curiosare. Il link ve lo lascio in descrizione per comprare questo Teclast, ve lo faccio rivedere in tutto il suo splendore, è abbastanza sottile, molto leggero, maneggevole per portarlo dietro. E che dire, ci vediamo alla prossima, rimanete sintonizzati e ciao!